a tutti da Vittorio e benvenuti a questo Good Morning Lazio. Stiamo parlando in questi giorni di rivoluzione, che è quello che credo tutti noi ci aspettiamo quest'estate. Una rivoluzione importante, giocatori un po' in là con gli anni, giocatori che non sembrano avere più stimoli e quindi ci aspettiamo tutti una rivoluzione. Ma sarebbe importante la rivoluzione in campo, ovviamente, ma la vera rivoluzione deve avvenire da un'altra parte. Io l'ho detto in questi mesi e lo ribadisco: il problema non era Maurizio Sarri e direi che le prime partite di Igor Tudor ce lo stanno confermando. Come problema non è Igor Tudor, che, attenzione, non è un allenatore forte come Sarri. Sarri è un allenatore, ripeto, il miglior allenatore che ha avuto la Lazio nella gestione di Claudio Lotito. Tudor è comunque una scommessa, un allenatore che viene con idee fresche, nuove, innovative, ma non sappiamo se vincenti. Ma se Tudor fallirà, non sarà colpa dell'allenatore, o almeno non sarà solo colpa dell'allenatore, ma sappiamo che il problema è altrove. I giocatori a Roma non hanno gli stimoli. Dopo un anno buono, l'anno dopo falliscono sempre, il loro rendimento crolla. È successo con Simone Inzaghi, è successo con Stefano Pioli, è successo con Maurizio Sarri. Il problema si ripete: cambiano gli allenatori, cambiano anche abbastanza i calciatori, quello che non cambia mai è la proprietà. In 20 anni di Claudio Lotito, il ciclo della Lazio è sempre quello. Nuovo allenatore, si parte con un nuovo progetto, primo anno decente, secondo anno molto buono, a volte la Champions League. Terzo anno ci si aspetta il salto in avanti, invece c'è il crollo, l'esonero e si riparte da zero. Questo è il ciclo continuo della Lazio di Claudio Lotito. E se cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, non cambia il presidente, è abbastanza intuitivo trovare i responsabili. Il presidente della Lazio. Il problema quest'anno ha pagato Maurizio Sarri, che ha avuto il coraggio, l'amore verso la maglia di dimettersi. Il problema sono i calciatori che andranno via, ma il problema è la società che non ha motivato questi calciatori a inizio anno, dicendogli che il secondo posto dell'anno scorso non era il punto d'arrivo, ma era il punto di partenza. Ma allo stesso tempo la società non ha capito che giocatori come Luis Alberto, come Ciro Immobile, eccetera, erano a fine ciclo, andavano venduti e cambiati con giocatori con nuovi stimoli e nuove idee e voglia di affermarsi. Problema: noi diamo la colpa a Sarri, daremo la colpa a Tudor. Il problema è che la responsabilità è sempre di Claudio Lotito. E attenzione, Claudio Lotito, secondo me, ha la responsabilità perché, come proprietario della Lazio, deve dare i mezzi all'allenatore per centrare determinati obiettivi. La Lazio deve lottare per la Champions ogni anno, non ogni 3 anni. C'erano le fondamenta per fare questo passo, quest'anno non è stato fatto. Uno dei problemi è che Lotito prende come direttore sportivo uno yes man, non uno bravo. Ci siamo finalmente liberati di Iglitare, bisognava prendere un direttore sportivo forte, bravo, e invece abbiamo preso un yes man come Fabiani. Fabiani che ha zero esperienze di squadre di livello, zero esperienze praticamente di squadre di Serie A e il risultato si vede. Questa rosa, questi allenatori sono abbandonati al loro destino e il risultato è che i giocatori non si impegnano, non hanno le motivazioni e l'anno della conferma è l'anno del disastro. Non è un caso che con Marotta, direttore sportivo dell'Inter, l'Inter vince lo scudetto in carrozza, lo scorso anno è andato in Champions League e ha fatto un balzo in avanti importante senza spendere fortune, perché i soldi sono importanti. Ma la differenza la fanno gli uomini giusti. Se tu prendi un buon direttore sportivo, puoi, senza svenarti, fare una buona squadra. L'esempio è il Bologna, che sicuramente non ha speso più della Lazio, eppure è quarto in classifica. Ma l'altro esempio è l'Atalanta, che senza spendere follie fa meglio della Lazio. Perché? Perché l'Atalanta ha gli uomini giusti nei posti giusti. La Lazio ha messo Fabiani, che è uno dei peggiori direttori sportivi della Serie A attualmente. Ed è questo il risultato che ottiene la Lazio. Direttore sportivo pessimo, campo risultati pessimi. È inevitabile, è inevitabile.
direttore sportivo, è una delle figure più importanti nel calcio moderno. È lui che sceglie l'allenatore, è lui che dà i giocatori all'allenatore e quindi è lui il massimo responsabile. A questo aggiungiamo un presidente assente come Claudio Lotito, che ormai è più in Senato che a Formello, e la frittata è fatta. In 20 anni di presidenza Lotito abbiamo capito che questo è il massimo che può fare la Lazio. Lotito ormai è interessato più alla politica che alla Lazio e il risultato si vede. Questa squadra quest'anno ha fatto un campionato imbarazzante e paga Sarri, ma chi dovrebbe pagare è Lotito e ammettere che questo è il suo massimo. Di più non può fare e quindi dovrebbe vendere la società, perché il problema è quello: tu puoi cambiare i giocatori quanto ti pare, ma se non cambi il manico, il risultato sarà sempre quello. Il pesce puzza dalla testa. Purtroppo, Claudio Lotito ha sicuramente pregi, ma anche tanti difetti. E il suo difetto è quello di non voler investire per far crescere la società. La Lazio ha un marketing scadente, la Lazio ha un settore giovanile pessimo, la Lazio ha un settore scouting inesistente e il risultato sono quelli del campo, no? La Lazio non riesce a prendere un giovane forte neanche per sbaglio. Il Bologna ha preso Zirkzee, ha preso tanti giocatori senza spendere più della Lazio. Li ha presi, li ha individuati. La Lazio invece dorme sonni tranquilli perché Lotito non vuole investire per crescere. Ed è questo il problema. La vera rivoluzione deve avvenire là. Prendere un direttore sportivo che abbia pieni poteri, ovviamente, bravo, che possa portare la Lazio ai livelli che competono. Io temo che con Claudio Lotito questo sia impossibile, perché Lotito ha una mentalità molto chiusa, molto neanche anni 80, perché secondo me alcune squadre degli anni 80 erano più avanti di Lotito, ma ha una mentalità obiettivamente non da grandi squadra. La Lazio è gestita come una trattoria, ristorante di, non so, della Cassia, e invece questa è una società quotata in borsa, una multinazionale che invece è gestita come una trattoria. Ed è questo il problema, non sono gli allenatori, non sono i calciatori. Con una società forte alle spalle, Luis Alberto, Ciro Immobile, eccetera, non si sarebbero permessi una stagione del genere. Luis Alberto non avrebbe fatto le uscite del genere. Se fosse stato all'Inter, Luis Alberto, che non va all'amichevole in Inghilterra, finisce fuori rosa, altro che rinnovo del contratto. Finisce un anno fuori rosa e vediamo se fa di nuovo lo splendido. Poi vediamo. Stagione imbarazzante di Luis Alberto, ma non succede niente. Sempre là, sempre a prendere lo stipendio, tutto puntuale, eccetera. Questo è il problema della Lazio. Ripeto, è una cosa ciclica. È successo con Simone Inzaghi, che tutti voi adorate e ritenete il miglior allenatore del mondo, eppure alla guida della Lazio è successo lo stesso problema con Inzaghi. È successo con Pioli, è successo con Sarri. Succederà anche con Igor Tudor. Non sono gli allenatori i problemi, il problema è la presidenza, che non vuole fare un investimento importante. Per cui io dico, se Lotito è veramente un laziale, dovrebbe ammettere i suoi limiti e mettere in vendita la società. Dire, io posso portare la Lazio fino a questo punto, c'è qualcuno pronto a fare investimenti importanti per far crescere il club? Se sì, sediamoci a un tavolo e discutiamo insieme per vedere cosa si può fare per far crescere la Lazio. Purtroppo, e sono molto onesto e anche amareggiato, ovviamente, con Lotito la Lazio non arriverà mai sopra questo livello. La Lazio sarà sempre la squadra da quarto, ottavo posto. Quando ci va molto bene arriveremo quarti, quando faremo campionati normali sesti e settimi, quando andremo male noni e decimi. Questo è il ciclo della Lazio con Claudio Lotito. E 20 anni lo confermano, 20 anni è un arco temporale importante per togliere le eccezioni, eccetera, e vediamo che la Lazio è così. Una volta in Champions, fuori dall'Europa, Europa League, eccetera, eccetera. Questo è il ciclo della Lazio, il loop della Lazio con Claudio Lotito. Per cambiare bisogna cambiare proprietà, bisogna cambiare proprietario della Lazio. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivilo, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e noi ci ritroviamo alle 2 con un nuovo prodotto.